Buonasera al TG Lis. L'esame del disegno di legge dell'esecutivo che prevede lo stop di 18 mesi per la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile in Sardegna è stato all'ordine del giorno delle commissioni Governo del Territorio e Attività Produttive che si sono riunite in seduta congiunta stamattina. La maggioranza ha deciso però di prendere tempo in attesa di valutare a fondo sia il provvedimento sia le decisioni del Governo nazionale e il lavoro della Conferenza Stato-Regioni. Si profila infatti la possibilità che il Ministero dell'Ambiente possa concedere un mandato alle regioni per stilare ognuna per sé la mappa delle aree idonee. Si lavora su un doppio binario, sottolineano i titolari dell'Ambiente Rosanna Lacconi e dell'Industria Emanuele Cani. Un incontro urgente con la Regione e i Comuni per affrontare il tema della governance di Abbanoa dopo la nomina del nuovo amministratore delegato Salvatore Ledda, effettuata nei giorni scorsi. L'hanno chiesto Filctem CGL, FMK CISL e Wiltech Will, che denunciano l'inadeguatezza della gestione di una società che è in mano il governo del bene pubblico. L'acqua è un bene prezioso e a rischio se si pensa che la concessione scadrà nel 2025 e le spinte verso la privatizzazione stanno già togliendo il sonno ai lavoratori e ai sindacati per i riflessi che potrebbe comportare a danno della collettività. Tra pochi giorni proseguono i segretari regionali Francesco Garau, Marco Nappi e Pierluigi Loi. L'assemblea dei soci composta da Regione e Comuni si riunirà per discutere il bilancio 2023 e verrà ufficialmente sancita la conclusione del mandato di questo consiglio di amministrazione. Una squadra di vigili del fuoco di Solgono è intervenuta attorno alle 14.30 sulla strada provinciale 128 alla periferia di Ovoda per un incidente stradale. Per causa in corso di accertamento, un turista tedesco alla guida di una moto di grossa cilindrata ha impattato contro il guardrail finendo in una scarpata. Centauro è stato preso in carico dai sanitari del 118 che, vista la gravità dei traumi subiti, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso nell'ospedale San Francesco di Nuoro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e la strada. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge. La pandemia è ormai alle spalle, le imprese sarde sono in crescita e quanto emerge dal report sui fatturati dall'anno 2022 delle prime 1000 aziende dell'isola curato dalla Nuova Sardegna in collaborazione con la Camera di Commercio e l'Università Turritane. A Sassari e Alghero si registrano 50 aziende che superano i 10 milioni di fatturato. L'ente camerale si conferma ancora una volta un punto cardine del sistema economico del Nord Sardegna con iniziative mirate per promuovere e sostenere le imprese e il territorio. Basti ricordare Salute Tribù. Chiede ad un cagliaritano se è disponibile a trasferirsi a Sondrio perché è al top della qualità della vita nazionale o in alternativa a Gorizia perché è al secondo posto o a Trento perché si è classificata sul podio. Ti diranno in coro di no perché non c'è il mare del Poetto e il clima è decisamente più rigido, ma questi sono particolari che non fanno la differenza nell'annuale graduatoria del benessere sociale redatta da Sole 24 Ore che ha classificato il capoluogo sardo sempre più in basso con il trascorrere degli anni. Scopriamo che Nuoro 18esima è la terza classificata delle città capoluogo e primeggia per numero di bar e discoteche, vanta il miglior utilizzo dei fondi europei per istruzione ma al contempo agli ultimi posti per la spesa sociale.
che Cagliari, pur perdendo in un solo anno 18 posizioni, è al 41esimo posto e si conferma ai primi posti tra le città capoluogo del Meridione, dove la Cenerentola e Crotone, che chiude la classifica nazionale al 107esimo posto, preceduta solo da Palermo. Tantissimi spettatori, un evento che ha racchiuso il passato e il presente e il futuro calcistico della Sardegna Sportiva, presenti i protagonisti di tante battaglie dentro e fuori dal campo, di un calcio nostalgico fatto di uomini e scelte che per una sera sono saliti sul palco come quando l'allenatore ti convoca per disputare 90 minuti. Solo il ricordo vivido di Gigi Riva poteva portare ad un coinvolgimento tale. Per alcune ore tutti i presenti hanno potuto non rivivere un ricordo ma godere di una certezza, come ha dichiarato Mister Ranieri. Puoi girare il mondo ma la Sardegna ti conquista. Il calcio d'inizio è stato dato, ora aspettiamo l'azione che porterà alla realizzazione della statua in onore di Gigi Riva, conosciuto da tutti come Rombo di Tuono. Grazie per averci seguito, arrivederci.